Allora, tra qualche giorno inizierà il Festival di Sanremo e noi abbiamo incontrato un artista di Ostia che ha già partecipato a questa rassegna canora e che adesso ha fatto uscire un nuovo video musicale. Alberto Tabì. Dopo 7 anni di silenzio torna Sara Galimberti, cantante del nostro territorio, che ha fatto uscire il suo singolo intitolato Chiamami per nome. 7 lunghi anni che sono stati un tempo di maturazione, attesa, consapevolezza, e quindi ritorno, eccomi qua. Un CD ed un video. Sì, un video appena uscito il 20 dicembre, il nuovo singolo che si chiama Chiamami per nome, si può vedere insomma, su YouTube, sul mio sito internet, e che rappresenta appunto questa rinascita. Di quale pentimento ti dovrà pentire l'amore capovolto si lascia attraversare. Di quale pentimento ti dovrai pentire questo sentimento. È nata dalla collaborazione tra me e Andrea Gentili, che tra l'altro è del territorio, il mio carissimo amico cantautore che ha scritto le musiche. L'autrice del testo è pugliese e tutto il resto, appunto, made in Puglia. Mi sono trasferita temporaneamente in Puglia. Un look anche completamente diverso rispetto al Sanremo del 2007. Sì, diciamo che questo look è un cambiamento poi interiore, rappresenta una rinascita interiore ed è stato anche prima di questo rilancio, quindi è un passaggio mio interiore che è sicuramente diverso da quegli anni. Amore silenzioso, appari poi scompari, come un gioco sul mio viso. Amore, chiudi gli occhi, che resti solo il fiato del tuo respiro nella notte, come un filo che lega la mia vita. Chiamami per nome rappresenta appunto la consapevolezza di attraversare tutte le fasi della vita, anche accettare il dolore, la sofferenza, quindi un percorso interiore fino ad accettare poi la vita con le sue emozioni e quindi aprire le braccia per volare, come dice appunto nel testo. E quindi è abbastanza rappresentativo della mia voglia di tornare. Il progetto si avvale di firme importanti, ai testi ha lavorato Simona Ruffini, gli arrangiamenti sono di Paolo Iannattone, che affianca abitualmente Checco Zalone. Un tocco di internazionalità poi dalla masterizzazione del disco che è avvenuta negli studi americani Sterling, dove vengono realizzati i lavori di Madonna. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabì. E si sentiva, no, che le cose sono fatte ai massimi livelli. Complimenti a Sara Galimberti, in bocca al lupo.